Erano alle spalle dei tedeschi. Quando nessuno, ma proprio nessuno ci aveva pensato. Insieme. Come lottare, guardi dove, come raggiungere un rifugio nascondendo le tracce. In montagna, sicurezza di grano, di colpo. E va bene, mi sa che ormai è troppo. Hai suonato l'ultima nota? L'inverno è ancora più triste. Ancora più facile capirlo. Quella è Genova. È il giorno della fuga. 25 luglio 1944. Scappavo dalla città, salivo ai monti. Lontana dalla trappola delle strade, dagli angoli ciechi, i portoni dove ogni volta che entravi temevi l'agguato. Era una questione di giorni, forse solo di ore mi avrebbero presa. Dovevo andarmene. Venivo da 6 mesi di cospirazione. Avevo 33 anni. Ostetrica, infermiera, sposata. 2 figli. Erano stati comunisti a cercarmi. Vieni con noi, c'è da fare se vuoi, portare messaggi, viveri, qualche colletta. Sì, messaggi, viveri, denari. Ma nel doppio fondo delle borse c'erano la propaganda, le armi, roba che se ti scoprivano potevano fucilarti sul posto. I comunisti mi piacevano, era gente che si dava da fare e rischiava. Io lo conosco il valore del sacrificio, del fare per gli altri. Il comunismo lo avevo inteso così. Per cambiare il mondo ci volevano persone speciali e loro, a modo loro, lo erano. Ricordati sempre che non sei una donna, sei un comunista che sta combattendo. Mi dicevano così al partito. Abbiamo fatto cose incredibili sotto gli occhi dei fascisti, perché la donna allora godeva di una certa impunità. Rappresentava la famiglia. Così il partito ci affidava i lavori più pericolosi. Della mia fuga ricordo l'ansia che mi toglieva il respiro. La città si allontana e l'ansia si placa, lentamente. Dal sentiero che ci porta in montagna uno sguardo verso il ponte là sotto. Un'esplosione, il ponte crolla. Sulla strada una colonna di automezzi tedeschi bloccati. Riprendiamo il sentiero.
partigiani sono lì, davanti a me. Sono loro che hanno fatto saltare il ponte. Parlavano il mio dialetto. Ho pianto. Un fiume di lacrime ho pianto. È fatta, mi sono detta, abbiamo vinto. Per me quei ragazzi erano la fine del fascismo. Non so perché, ma ne ero certa. C'era anche lui il giorno del mio arrivo lassù. Bisagno, il comandante. Mi guardava preoccupato. Ero una donna e lui di donne nelle formazioni non ne voleva. Bisagno, ho frequentato 5 anni di istituto tecnico, nella stessa classe. Con lui mi sono diplomato nel 1939. E poi militare insieme, al secondo genio di Casale Monferrato e al corso ufficiali a Pavia. E anche alla terza compagnia marconisti di Chiavari. Insieme per 8 anni. Non ricordo nessuna dote particolare. A scuola aveva un buon rendimento, costante, calcolato. Amava lo sport, canottaggio, rugby, montagna. Era attratto dalla disciplina fisica. Mi ero stupito quando una volta mi aveva detto che per arrivare a scuola faceva spesso un lungo tratto a piedi sulle colline attorno alla città, ore che toglieva il sonno. Il dominio fisico di sé lo rendeva orgoglioso. Poi c'era il legame con la famiglia, profondo, viscerale, quasi eccessivo. Gli piaceva la sua moto. Era proprio come dicevano tutti lassù. Un bel ragazzo, giovane, carismatico. Un po' chiuso forse, silenzioso. Ma questo ne aumentava il fascino. Impossibile non notarlo. Sempre con quella moto. Fammi fare un giro, ora tocca a me. Giocavano, erano allegri. Una volta sono finiti anche gambe all'aria. A noi che venivamo dalle città, dalle retate, dalle camere di tortura, la montagna ci sembrava una villeggiatura, anche i rischi ci sembravano inconfrontabili. Per i partigiani avevamo fatto collette nelle fabbriche, raccolto viveri, scarpe, vestiti. Ci sembrava di averli inventati noi in città, i partigiani. Sull'inizio posso forse dire qualcosa io. Tra l'8 e il 9 settembre del 43, in meno di 24 ore, i tedeschi avevano assunto il controllo dell'Italia, città, caserme, tutto. I partiti antifascisti resuscitati dopo la caduta di Mussolini avevano dato vita al Comitato di Liberazione Nazionale, il CLN, una sigla contro un esercito. Si diceva che qua e là ci fossero dei soldati sbandati, tanti, pochi, e chi lo sapeva? Quelli del CLN mi avevano detto: vai un po' a vedere che tipi sono, cosa pensano di fare e se hanno bisogno d'aiuto. Dovevo andare in giro per i monti a cercare gli sbandati, quelli che non erano andati con Salò. Avevano incaricato me perché ero un antifascista e perché avevo combattuto durante la Prima Guerra Mondiale come ufficiale. E poi avevo 57 anni, non davo nell'occhio. Io conoscevo la guerra. E non potevo certo immaginare, in realtà nessuno allora se lo poteva immaginare, che alla fine la resistenza armata l'avrebbe fatta un esercito di perseguitati, di renitenti. Bisagno l'ho incontrato nell'ottobre del 43, a Lavagna, a un incontro, uno dei tanti che abbiamo fatto allora, per dare vita a un gruppo armato. Prima volta che lo vedevo. Era un ragazzone prestante, silenzioso, quasi spigoloso. Il comando del gruppo sarebbe toccato a lui, a un ufficiale di complemento che non aveva conosciuto la guerra, il fronte. Sapeva che ero stato ufficiale nella Prima Guerra Mondiale e mi osservava, incuriosito, taciturno. Anche io lo osservavo. Aveva pressappoco l'età di mio figlio e io cercavo di indovinare che comandante sarebbe stato. Mi dicevo: alto e forte com'è, saprà fronteggiare uomini disabituati alla disciplina. D'altronde, delle future bande si immaginava ben poco. I volontari disposti a salire i monti non se ne trovava, soldi per mantenerli ancora meno. Per non dire
perché si andava verso l'inverno. A Chiavari, il giorno dopo la caduta di Mussolini, era andato con un altro sottufficiale della caserma a distruggere gli arredi della casa del fascio. Quel giorno aveva rivelato una violenza, una rabbia che mi avevano sorpreso. E quando il 9 settembre 43, alla testa di una compagnia, aveva nascosto i moschetti in dotazione per non farli sequestrare dai tedeschi? Vuol dire che lui immaginava già la guerra partigiana quando nessuno, ma proprio nessuno, ci aveva pensato. Non lo so. Non si può rispondere. Io lo conoscevo come un ragazzo di volontà, con una fede come pochi. Tanto che nelle sue lettere a casa invitava sempre i genitori a confidare nella provvidenza. Vivere secondo giustizia, diceva. Era la sua regola. Certo, gli dava potere sulle persone che gli erano vicine. Come se non aspettassero altro che incontrare uno con quel sentimento e seguirlo. Anche al CLM sapevamo di quella storia lì, di quando Bisagno aveva nascosto i fucili. E così uno dei nostri, Bini, era venuto a cercarlo a casa, qui, a Genova, per domandargli se era disposto a comandare. E Bisagno gli aveva risposto: saremo ancora in tempo. Come se temesse che gli sarebbe mancato il tempo per realizzare il piano che aveva in mente. Già, perché lui, Bisagno, aveva in mente un piano quando ancora nessuno di noi ce l'aveva. Per esempio, lui era contrario ad arruolare uomini così, senza filtrarli, senza studiarli. Tanto che a Cichero, per mesi, erano rimasti un gruppo piccolissimo, 4 gatti, una specie di banda del bosco, vestiti in modo strampalato, molti movimenti, ma niente azioni militari. Lui c'era salito sui monti, convinto che gli altri prima o poi sarebbero arrivati. Il progetto che aveva in mente non era solo quello di dare vita a un gruppo armato, era molto più ambizioso. Lui voleva costruire pezzo a pezzo l'ossatura che avrebbe tenuto insieme tutte le bande della montagna partigiana attorno alla città. Se la prima volta che ci siamo incontrati l'avesse detto apertamente, mi sarei messo a ridere. Bisagno l'ho visto la prima volta il 20 agosto del 44 in Valtrebbia, a Gorreto. Gli dissi dove intendevo sistemare la mia radio. Ero addetto alle comunicazioni radio tra partigiani e alleati. Minetto, studente universitario, cattolico, borghese, contro. Ma all'inizio ribelle no, partigiano era troppo per me. Così nel settembre del 43 avevo passato le linee ed ero partito per Napoli, dove sono stato addestrato in un campo alleato. Trasmissioni radio, codici, uso di esplosivi, sabotaggi. Ero finito, quasi per caso, in un'organizzazione che aveva il compito di tenere il collegamento radiofonico tra il nord, occupato dai tedeschi, ed il sud, dove erano gli alleati. A fine luglio 44 mi hanno lanciato, paracadutato a nord, con la mia squadra e la mia radio. Dovevamo prendere contatto con i gruppi partigiani. E il mio compito lo svolgevo bene. Sapevo cos'era la guerra, cosa volevano gli alleati da noi, che cosa temevano. Non ero un ingenuo. E poi a sud avevo visto la loro organizzazione, il loro esercito, impressionante. E in confronto i partigiani erano gran poca cosa. Ma servivano. Erano alle spalle di tedeschi. In montagna c'erano quasi soltanto ragazzi, ragazzi come lui o come mio figlio, che non c'entravano niente con il mio antifascismo, quello che mi aveva portato lassù con loro, l'antifascismo. Ma improvvisamente ho capito e mi ha quasi spaventato. La loro era una storia nuova. Noi, i vecchi, partivamo dal 22, da come erano i partiti prima della dittatura fascista. Loro no, loro partivano da quei monti, alla vita di quei giorni. Incredibile, nessuna decisione che non venisse discussa e approvata dagli uomini, nessuna gerarchia imposta dall'alto. A ripensarci, è stato un miracolo. Dopo 20 e passa anni che non si faceva politica, che non si parlava, di colpo, in prima fila, erano apparsi loro. Un miracolo. Ma da dove sono usciti, mi chiedevo? Responsabili, rispettosi con la gente. E parlavano dei loro problemi, della fidanzata, della madre, dell'acne, cose da ragazzi. La loro giovinezza mi colpiva. Io li fasciavo e li consolavo come la madre e l'infermiera che ero. Li sentivo impauriti. Non erano volontari. Erano scappati per non arruolarsi, la maggior parte almeno.
All'annuncio dell'armistizio, la sera dell'8 settembre, si aspettava l'ordine di resistere. Quando sono arrivati gli ordini di resa, Bisagno si è infuriato. Io ero incerto, come tutti. Continuavo a pensare che fosse meglio cercare di unirsi a qualche nucleo militare regolare. Lo dico sinceramente, del suo progetto non avevo capito il senso. È vero, la resistenza è stata il segnale del cambiamento delle coscienze. Ma è cominciata con l'incertezza, con la domanda cosa devo fare. Interrogarsi è stato importante, decisivo. È cominciata con dei disertori, degli imboscati, gente che scappa per non essere presa e poi è finita come è finita. Ma la montagna, se si va bene a vedere, è cominciata con un rifiuto della guerra fascista. C'erano quelli saliti per combattere, ma erano pochissimi. Novembre 43, 19 anni. Mi chiamo Lesta, renitente. Ero nei bandi di Salò, ma non mi sono presentato. Sentenza di morte immediata se mi acchiappavano. A prendermi è venuto lui, Bisagno, personalmente. Io vivevo in Riviera, in un dopolavoro ferroviario, e ci abitavo proprio. In Riviera, da una stazione, si vede il mondo. E c'ero arrivato per caso, quando mia madre era morta, avevo solo 8 anni, niente padre, e al funerale di mia madre c'era un certo Giulin, che poi era il gestore del ferroviario. Mi è venuto vicino e mi ha fatto così, e mi ha detto, dove vai a mangiare oggi? E io, non lo so. E lui, allora a mezzogiorno vieni da me. Ci sono rimasto 11 anni, fino a quando sono salito in montagna. Giulin, dei fascisti, diceva, quei pagliacci! Mussolini, invece, non bisognava nemmeno pronunciarlo. Lui diceva, quello là, alzando le sopracciglia. Bastava per capire. A me, lo dico sinceramente, quell'affare del fascismo non è che fosse tanto chiaro. Sì, avevo capito che c'erano stati dei torti, che si erano pestati, che erano rimasti dei rancori, però a me quelle sembravano cose del passato. Le cose che diceva Giulini, invece, l'anarchia, la libertà, quelle per me erano nuove, mi piacevano. Le parole servono. Certo che più ne sai e più ti aumentano i dubbi. I dubbi sono necessari, ma non è che rendano la vita facile. Come quando abbiamo fucilato. Sono cose che se dentro non hai maturato delle ragioni forti, ne esci a pezzi. Cose che non ti lasciano più. Mi ricordo della prima volta. Avevamo preso prigioniero uno che era risultato avere commesso molte angherie alla gente del posto, ma furti, spiate, cose così, un balordo. Se ne erano infilati anche tra di noi. Delinquenti che magari non avevano neppure ammazzato. Invece, con loro eravamo ancora più intransigenti. Da loro volevamo marcare la differenza. Era la fine del novembre del 43 quando Bisagno è venuto a prendermi. Aveva solo 3 anni più di me, ma lui era già grande, serio. Faceva quell'effetto lì a tutti. Alto, aveva un modo di parlarti, di guardarti negli occhi. Uno del giro del ferroviario, un comunista, aveva detto a Giulin, guarda che c'è un ufficiale che organizza quelli che non vogliono rispondere ai bandi, li porta in montagna. E Bisagno è venuto a prendermi. Parlava calmo. Le difficoltà, il pericolo. Non ha detto partigiani, resistenza, guerra. Forse avrà detto Italia o patria, che erano parole che al ferroviario si usavano poco. In caserma istruiva le trasmissioni gente che aveva alle spalle decine di mesi di naia e di fronte. Africa, Francia, Balcani. I superiori, loro, stavano alla larga, li temevano. Lui no, li conquistava. Con loro cantava, beveva, scherzava, comandava e puniva senza che nessuno trovasse ridire. Nello stesso tempo li istruiva. Arrivati a Chiavari, per esempio, avevamo scoperto che l'unica dinamo esistente era guasta da mesi. Un arnese che da solo occupava il rimorchio di un camion. Beh, lui l'ha smontata completamente, poi rimontata e fatta funzionare. Giorni e giorni di lavoro, da solo, nello stupore generale. Era uno che faceva sentire speciali quelli che lo incontravano. Anch'io potrei mettermi tra questi. Per un comandante non credo che esista una qualità più preziosa.
qualche amico che la pensa come te. Trovatevi tutti tra tre giorni all'inizio del passo che da Sant'Andrea sale al monte. Portate a coprirvi le scarpe più forti che avete e non dite a nessuno che ve ne andate. Io non ho avuto dubbi. Io volevo andarmene. Andarmene basta. Via dalla riviera, da quelle case, i villeggianti, la stagione. Sì, era per i bandi, ma non solo. Giulin? Lui aveva la politica, era un gigante. Lui poteva vedere il mondo anche dal ferroviario, ma io? Io non avevo letto i libri. Io per cambiare potevo solo andarmene. E poi sì, mi piaceva che qualcuno arrivasse lì al circolo e chiedesse: e il ragazzo? Dov'è finito? E Giulin, non lo so, ieri è uscito e non è ancora tornato. Loro lì a parlare, e io invece chissà dove. All'appuntamento Bisagno era già lì, ma nascosto. Poi abbiamo camminato tutto il giorno, fin sotto il monte Ramaceto. Poche parole. Non dite niente di voi, non chiedete niente a quelli che trovate lassù. Sceglietevi subito un nome e dimenticate il vostro. A me sarebbe piaciuto Ferrer, come l'anarchico che piaceva a Giulin. E invece poi mi hanno dato Lesta. Lesta, come Lenin e Stalin insieme. Bisagno ci ha mollati in un casone e l'abbiamo rivisto dopo una settimana. I due che sono saliti con me, anche loro renitenti, loro hanno deciso di tornare indietro. Io sono rimasto. Così è cominciata. A fine novembre 1943 eravamo quattro, ma proprio di numero. E lui ci addestrava, ci dava dei compiti. All'inizio chi ne sapeva della guerra in montagna, dell'organizzazione di una banda, dei lanci alleati e di tutto il resto. Lui però, già dalla fine del 43, con la neve, si era messo alla ricerca di un posto pianeggiante, in alto, lontano dalle strade e dai paesi dove far arrivare i lanci alleati. E a primavera noi, quando abbiamo finito di tagliare e spianare, con l'ultima neve per terra, per prima cosa ci abbiamo fatto una partita di pallone. Pochi giorni dopo è scesa dal cielo la missione Walla Walla, americani. Erano sette, alti, bene armati, scarponi che lasciavano a bocca aperta e sigarette, tante. Voleva dire che si cominciava a fare sul serio. Noi non stavamo nella pelle. Conoscere i percorsi a occhi chiusi, diceva lui, e sapere il tempo che ci si impiegava, di giorno come di notte, perché i trasferimenti li facevamo di notte. Da dicembre 43 a marzo 44 è stato tutto uno spostarsi. Dall'Aveto alla Trebbia, da Acero a Barbagelata, lui insegnava come si attacca una sentinella, come si disarma un nemico, come lo controlli in marcia. Tutto veniva analizzato, discusso. Le parole, le controparole d'ordine, la scelta di un bivacco, come montare le guardie dove, come raggiungere un rifugio nascondendo le tracce. Si cammina all'indietro, rialzando l'erba calpestata. La sera c'era la discussione e la critica, a volte anche la punizione. La guerra non ammette errori, diceva Bisagno. La guerra, diceva. Così piano piano anche noi siamo entrati nell'idea che quella era già la guerra. All'inizio era una situazione un po' ridicola, ma perché armi non ce n'era. Ma ci si poteva anche morire, e ci sono morti. Era bello, questo sì. Come se ognuno di noi avesse due vite. Ci chiamavamo con nomi inventati e chiamavamo con nomi inventati anche monti, paesi, rifugi, torrenti, tutto per proteggerci. Andavamo da una parte per non far sapere che volevamo andare dall'altra. Io di giochi non ne sapevo, ma perché da piccolo tempo per giocare non ce n'era. Ma una cosa come quella che facevamo lassù era troppo bella. Ci doveva essere sicuramente qualche gioco che gli somigliava. A marzo 44 eravamo ancora una trentina. Correvamo, salivamo, scendevamo, costruivamo depositi, cercavamo rifugi. C'era attesa. Bisagno, Bini, Marzo dicevano che presto sarebbero arrivati, e in molti. Beh, meno male è andata così. All'inizio dell'estate sono cominciati ad arrivare. E noi, che eravamo già lassù, siamo diventati quadri. Una parola che manco conoscevo. Significava insegnare ai nuovi quello che avevamo imparato lassù. Siamo diventati quadri di quella che poi si è chiamata Sesta Zona Partigiana. Sesta Zona Operativa Partigiana. Noi dicevamo la sesta. All'inizio pensavo, avremmo combattuto davvero. Se non tutta quella fame, tutto quel correre, a cosa servivano? Una settimana dopo l'altra ci sentivamo più forti, indipendenti. Eravamo pochi ma dappertutto.
Conoscevamo sentieri, case, baracche, stalle, canili. Importantissimo sapere dove sono i cani per non farsi sentire. Andavamo di giorno come di notte, con qualsiasi tempo. Avevamo percorsi solo nostri. Eravamo diventati padroni della montagna. Uno stato. Piccolo solo sulle carte, eh? A girarla a piedi non finisce mai. All'inizio dell'estate sono cominciati ad arrivare. E noi? Ed erano operai, studenti, soli o in gruppo, giovani, tutti giovani. Ma non si faceva tempo a smistarli che ne arrivavano altri, centinaia, troppi. Gli altri, i tedeschi, i fascisti, lo sapevano, avevano informatori dappertutto, forse anche tra di noi. Hanno deciso che era il momento migliore per spazzarci via e ci hanno attaccato, accerchiato. E noi? Noi siamo andati un po' di qua e un po' di là, come nella canzone, a un pelo dalla disfatta. Eravamo convinti di aver perso tutto quando, dopo pochi giorni, abbiamo scoperto che invece c'eravamo ancora. Malandati, ma c'eravamo ancora. A salvarci non sono state le armi, è stata la voglia di non abbandonare, la nostra virtù principale. E non sapevamo neppure di averla. Così, da una batosta, siamo usciti come se ne avessimo vinto. Dopo si è fatto un gran parlare della scelta. O di qua, o di là, e così via. Stupidaggini. Perché tranne quei pochi di noi, ma pochi, che la sapevano più lunga, l'unica cosa certa era che da una parte c'era Salò, il fascio, i tedeschi, dall'altra non c'era un bel niente. C'era una strada, ma per sapere dove portava, bisognava inventarsela, percorrerla. A Cichero avevano modo tutto loro di fare il partigiano. Io ci sono arrivato che sarà stata la metà d'aprile del 44. Una quindicina, cinque ragazzi, che io ero il più giovane e gli altri tutti più grandi. Venivamo da un'altra banda che sarà stabilita sul Monte Antola. Lassù c'era un metro di neve, muoversi era un casino. A Cichero invece andavano e venivano sempre in giro, che ti chiedevi, ma cosa avevano tanto da fare? Giravano come orologi, ma contenti. Beh, la carica ce l'aveva data lui. Chissà come, perché era uno che di parole ne faceva poche. Beh, lui, Bisagno, era uno che ti colpiva, subito. Anche le parole a Cichero erano un po' diverse. Le nostre, sull'Antola, erano più politiche. Lotta di classe, rivoluzione russa, Lenin, la Spagna. Cose che noi non ne sapevamo nulla. A Cichero, invece, erano più patria, coscienza. Bisagno, ad esempio, diceva l'Italia, il nostro paese, oppure la nostra patria. Parole semplici. Di noi sapevamo dir poco, ma a Cichero la tua dovevi dirla. Anche solo due parole in croce, ma dovevi dirla. E lì comincia a capire chi sei. Alla riunione serale si mangiava quel poco e poi si parlava di tutto. La politica, il futuro, che erano cose più dei grandi, ma sul quotidiano avevamo tutti da dire. La nostra era una guerra che aveva bisogno di parole chiare e di principi, ma uguali per tutti. Come principio, il più importante era che la nostra sopravvivenza l'avevamo messa nelle mani di quelli di lì, dei contadini della montagna. A loro dovevamo rispetto, anche se non simpatizzavano con noi. Non esporre il pericolo e mai infilarli nelle nostre iniziative. Noi, dicevano Bisagno, Bini, Moro, dobbiamo imparare da loro. Il passo, la disposizione, la fatica, tutto. I contadini restano, noi passeremo. Così diceva Bisagno. Poi sono arrivati i messaggi di Radio Londra, e poi ancora i lanci, che c'erano le scarpe, le armi, un sacco di roba mai vista. E pian piano ci siamo detti, ma vuoi vedere che siamo davvero importanti? Lì si capisce, anche le parole hanno cominciato a cambiare. I grandi ci parlavano dell'uomo nuovo, del mondo nuovo che sarebbe venuto dopo la guerra. Discutevamo su come avrebbe dovuto essere, su diritti, doveri e tutto il resto. Però era un mondo anche bello severo, tirava un'aria. Per delle scemate come piccoli furti o altro abbiamo processato e perfino fucilato dei nostri. Io avevo più paura di essere processato dai miei che di finire nelle mani degli altri. Un partigiano, un mio amico, aveva fatto una cosa vietatissima. Aveva scambiato un pezzo di seta di paracadute con delle patate, che però avevamo mangiato tutti. Ci ha rischiato la pelle, abbiamo votato e per due voti non è finito al muro. Un altro
l'altro aveva cambiato una guardia senza avvisare il comando. Finito. C'era l'ordine di sparargli a vista. Si è nascosto e passati 15 giorni c'è stato un chiarimento e l'ha scampata. A inizio estate del 43 invece arriva al campo un partigiano che aveva sequestrato il podestà di Recco. Ma era un impiegatuccio, una bertuela, uno che non sapeva di nulla. Lo interroghiamo e sto qua accusa il partigiano di averci preso soldi e orologio. Il partigiano si difende. Quella belina è un porco fascista. Niente. Fucilato sul posto. E il podestà, fa male a dirlo. L'abbiamo mollato. Molti arrivati lassù annusavano l'aria e poi se ne andavano. Restavano solo quelli a cui piaceva l'idea di base, che poi era l'onestà. Nessun abuso delle armi, mai mettere a rischio i locali, niente prepotenze. Anche non essere crudeli. Armi ne maneggiavamo e potevamo usarle come ci girava. Senza un ideale forte ci si mette poco a diventare dei banditi. A me le armi piacevano. Mi tranquillizzavano. Mi davano sicurezza. Le divise americane, che da un certo punto in poi portavamo tutti, erano piene di tasconi, anche sulle gambe. Io le avevo riempite di caricatori, appese portavo le bombe a mano, avevo due pistole, e portavo i binocoli, e il mitra, e alla fine mi chiamavano l'albero di Natale. Era un ambiente di uomini. Uomini armati che si facevano ammirare e obbedire da uomini. Maschi, orgogliosi, che in segreto pensavano alla casa, alla mamma, e vantavano fidanzate che quasi mai esistevano. Verso le armi ho un senso di ripugnanza. Ero convinta che fossero necessarie, ma tutto quel manovrarle, esibirle... Sì, perché la montagna era un luogo molto teatrale. Ogni partigiano aveva un modo tutto suo di portare l'arma, o il fazzoletto, di prendere la parola... Ma a giugno 44 di armi ne giravano ancora poche, e di sparare si parlava soltanto. Però ne avevamo di bisogno. Quelli vengono a prenderci e noi qui senza armi cosa facciamo? Il fatto è che finché non ci ammazzi qualcuno, delle armi c'è una strana idea. La prima volta che ho sparato e ucciso qualcuno, sono rimasto lì, come uno scemo, aspettando che quello si rialzasse. È vero che la guerra rende normale la morte, ma io alla guerra non c'ero preparato. E noi partigiani in guerra ci siamo finiti senza volerlo. Per vivere. Io no. Io la guerra la cercavo. Volevo menare le mani, combattere. A Cicchero sono arrivato i primi di maggio del 44. Avevo 21 anni, studiavo giurisprudenza. La mia era una famiglia di antifascisti liberali. Mi chiamo Lazzagna, Giovan Battista Lazzagna, Carlo da partigiano. Il comunismo l'avevo scoperto all'università, insieme a Giacomo Buranello. Giacomo era studente, come me. 2 anni di più, ma non c'era confronto. Fuori dal comune, in tutti i sensi. E te lo faceva anche un po' capire. Un giorno mi ha chiesto se volevo entrare nei GAP. Te la senti di fare attentati? I GAP, i gruppi di azione patriottica, operavano in città, sabotaggi, attentati, esecuzioni. Un incubo, solo a pensarci. Io sognavo di combattere, ma non così. Volevo una guerra normale. Ho detto di no. Lui, per fortuna, ha capito. Quando sono arrivato a Cicchero, ho trovato un gruppo di 80-90 persone a distrarre più a passare inosservate, a nascondersi, a prepararsi per una guerra che non aveva niente in comune con quella che io immaginavo. La prima sensazione che ho avuto è stata di una libertà meravigliosa e di una bella intransigenza. Era quello che cercavo. C'era già una disciplina condivisa, che però era discussa di continuo. Tutto era alla pari, tutto discutere, tutto dividere, compreso il mozzicone di sigaretta, rarissimo. Era il gioco del condividere, dell'essere uguali più del possibile. Chi non ci sarebbe stato? E poi era primavera, le facce già rosse dal sole, la convinzione che la guerra sarebbe finita di lì a poco. E trovarsi finalmente tra noi, giovani, in un luogo dove eri considerato, dove ti chiedevano cosa pensavi. Era fantastico. Perché era un mondo allegro, pieno di scherzi, di presi in giro. Sì, cose forse un po' stupide, ma liberatorie. La città era impaurita, silenziosa. E noi, la sua cantare a squarciagola, mica canzoni eroiche, eh. La più battuta era Viva la nostra cricca, poi veniva Rosamunda e dopo, ma solo dopo, la Guardia Rossa.
Ecco s'avanza uno strano soldato, viene da oriente, non monta destrier, la mano callosa ed il viso abbronzato, è il più glorioso fra tutti i guerrieri. Noi ci sentivamo come gli strani soldati venuti da lontano, gente di passaggio che salvava il mondo. Ci sentivamo importanti, perché il giovane allora, studente, operaio, era escluso dalla vita, proprio escluso. Non contava né in casa né fuori. In montagna siamo diventati grandi, di colpo! Viva la nostra città, squadra dell'allegria! Su e giù per le salite, podekin, podekin, podela, podekin, podekin, podela, finché a casa si tornerà. Ma a me piaceva, ecco, mi piaceva. Tutto nuovo, tutto bello, dai del tuo a tutti, sia un comandante, sia uno della tua età, sia uno che non conta niente. Era la stessa cosa. E si pensava, la democrazia sarà forse così, ma come quella lì, come in montagna, non l'ho mai più sperimentata. Ecco. Fan parte della nostra cricca, quelle fanciulle belle che allegre sempre in gamba, non rimarran zitelle, e noi che figli siamo, beviam, 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 se non beviam le botti, beviamo i bottiglion. Hey! In pochi giorni si scopriva che eravamo cresciuti nell'ignoranza, sommersi da parole vuote. Non sentirle dava già un senso di benessere. Tutta una scoperta, l'amicizia, i luoghi e il silenzio. Forse lassù è stato proprio il silenzio la prima sensazione di una vita nuova. Viva la nostra cricca, squadra dell'allegria, che tra i partigiani non c'è malinconia. Viva le belle gite, su e giù per le salite, podekin, podekin, podela, podekin, podekin, podela, finché a casa si tornerà. Podekin, podekin, podela, podekin, podekin, podela, finché a casa si tornerà. E poi, non tanto lontana, c'era l'Unione Sovietica, l'Armata Rossa che aveva sconfitto i tedeschi e li stava inseguendo. Noi ci credevamo la loro avanguardia. Gli altri partiti c'erano, ma non si vedevano. Erano sigle. Anche il CLN era visto come una cosa un po' astratta. Antifascismo per me voleva dire comunismo. Io, quando ho sentito parlare di DC, di Partito Repubblicano, di Partito Liberale, ne avevo sentito parlare solo così. Lassù io non sapevo niente, non mi rendevo conto di niente. Io non ero di nessun partito e non mi interessava la politica, ma ai russi facevo un sacco di domande, così, per curiosità. A Borassi con me ce n'era tanti di russi. I russi però erano un po' difficilini. Gran combattenti, perché non si tiravano indietro, davvero. E poi, tanto per dire, dopo 10 giorni l'italiano lo parlavano. Una volta andiamo in azione, io, Fyodor e un altro russo. Un tocco d'uomo, sarà stato 120 kg. Un bel momento quello lì tira fuori la sigaretta dal pacchetto e se la fuma. Gli dico, Fyodor, guarda un po' lì. Fyodor prima ci ha parlato in russo e non so cosa ci ha detto. Poi gli ha messo le mani in tasca e gli ha preso il pacchetto di sigarette. Oh, gli ha dato 2 bei pugni in faccia, gli ha dato. Comunque, più che di comunismo, si parlava di foglie e di rastrellamento. Foglie che presto sarebbero spuntate, che ci avrebbero nascosto, protetto. Non ci piaceva farlo vedere, ma avevamo paura, paura di essere torturati. Ad aprile del 44, poco prima che arrivassi io, c'era stato il rastrellamento della Benedicta. 500 o 600 ragazzi insediati sul Monte Tobbio, non troppo lontano da Genova. Troppi, in poco spazio. Impreparati, senza via di fuga. Risultato? 150 uccisi, altri 350 deportati. Una disfatta.
Bisagno il rastrellamento se lo aspettava e ci aveva addestrato. Non dovevamo lasciare tracce. Un foglio di carta, una cicca, niente. Dai contadini abbiamo imparato la tattica della tara. Loro sapevano da sempre come nascondersi e nascondere la loro roba dal passaggio di eserciti o di funzionari esosi. Bisagno ha lavorato su quest'idea sin dall'inizio. Aveva ordinato a ognuno di noi di cercarsi un rifugio segreto, dove al momento opportuno cercare riparo, da solo. Finito il pericolo, dovevamo ritrovarci nei luoghi convenuti. Forse è stata proprio la tana, il modo di nascondersi, l'arma segreta della sesta. Nell'inverno tra il 44 e il 45 è stata preziosa. Foglie portate dal vento che cominciate a cadere, nei cuori un po' di sgomento voi ci infondete davvero. Triste sappiamo è l'inverno e ancor più triste sarà, e dure come l'inferno sarà le pene di noi partigiani. Tutto l'insegnamento di Bisagno era mirato alla sopravvivenza. L'ho sentito rispondere ai comandanti che si gloriavano dei loro caduti. Siamo qui per ricominciare a vivere, non per avere un necrologio. Io in montagna sono tornata a vivere. E non ho cambiato idea neanche durante il rastrellamento dell'agosto 44, quando per giorni abbiamo vagato alla cieca. Io ero col gruppo del comando. Alla fine abbiamo trovato riparo in un bosco. C'erano dei feriti con noi e dei prigionieri. Quelli che ci cercavano li avevamo lì, a distanza di pochi metri. Sarebbe bastato uno starnuto. Qualcuno pregava. Io pensavo ai miei figli. Non devi farti prendere, mi ripetevo. I figli erano il mio pensiero talismano. Stai attenta, sempre. E vedrai che un giorno tornerai a vederli, mi dicevo. Alle belle città latte mie, fuggimmo di su per l'arida montagna, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suo tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, tembrammo i muscoli ed il cuore in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, figli indistenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna. E non volevano che io portassi calzoni, piuttosto una sottana lunga. Mica per loro ti dicevano, no, per carità, per la moralità collettiva. E poi erano loro i primi a cercare di farsi sotto. Perché il sesso in cospirazione in montagna c'era, ma andava tenuto nascosto. I più anziani magari cercavano di commuoverti, dicendoti che erano stati in prigione, che avevano sofferto, che sentivano nostalgia della moglie. Ma guai a parlargli di libertà sessuale, come una volta ingenuamente ha fatto una ragazza che faceva la staffetta. Subito classificata, puttana. Sarà la legge dell'avvenir, ma quella fede che ci accompagna. Sarà la legge dell'avvenir. Di giustizia è la nostra disciplina. Libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue è il color della bandiera, partigiana la folta ardente schiera. Per le strade dal nemico assediate, lasciammo talvolta le carni straziate, sentimmo l'ardor della grande riscossa, sentimmo l'amor per la patria nostra. I ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci ha
accompagna. Sarà la legge dell'avvenir, ma quella fede che ci accompagna. Sarà la legge dell'avvenir. Già incontrato tipi come Bisagno, ostinati, silenziosi, sono gli occhi a parlare e i pochi gesti. Del comandante ha la determinazione e il carisma, e nella guerra partigiana il comandante è l'inizio e la fine, è tutto. Fra partigiani ci si sceglie e fra comandanti e gregari c'è un rapporto profondo senza il quale il gruppo si disgrega. I comandanti, è vero. Lassù i comandanti erano la cosa più importante. Erano loro a fare i partigiani, a dire al gruppo di andare, ritirarsi, mangiare, aiutare, tutto. Era una scuola e c'erano bravi e cattivi maestri. I più bravi in genere non erano dei politici, magari dei compagni, ma non dei politici. Nel gruppo nascono continuamente liti, rivalità, competizioni e cose del genere. Se riesci a tenere alto e ben visibile l'obiettivo comune, vinci la battaglia, ma guai se cala la tensione. Per questo ho portato i miei in prima linea. Gente inquieta, incerta se tornare a casa. In prima linea le cose importanti diventano subito altre. Escono fuori i comandanti. In prima linea i bulli, i fasulli, spariscono immediatamente. Decidere è una virtù di pochi, pochissimi. E anche nel mio partito la capacità di decisione era scarsa. Rinvii, verifiche. La mia idea era che combattere insieme agli altri fosse l'unico modo per avere autorità. Andavo spesso col comandante del distaccamento e ci consultavamo in continuazione, dicendoci tu cosa faresti, e combattevamo insieme. Si discuteva sempre, o di persona, o tramite biglietti portati dalle staffette che andavano e venivano continuamente. Così è potuto accadere che quando 133 brigate nere e tedeschi si sono infilati a Garbagna il 14 marzo del 45, nel giro di poche ore, senza che nessuno desse ordini, i nostri distaccamenti si fossero posizionati intorno al paese, circondandolo. Ora è il momento, vieni, mi aveva scritto Bisagno. L'ho incontrato sul Forca a 1000 metri, alle 3 del mattino, un casone tra le rocce. Era il 44, aprile, ma lassù faceva un freddo cane, c'era la neve. Io avevo la giacca, la cravatta e le scarpe da città, e Bini mi ha messo davanti un po' di marmellata come fosse una torta pasqualina. La mattina dopo c'è stata la presentazione. Ecco uno molto più bravo di me, aveva esordito Bisagno. E loro giù a ridere come dei matti e a darsi delle manate, per dire che era gente abituata a ridere e a scherzare anche in quelle condizioni. Alla fine gli ha detto che mi dava il comando del gruppo e che loro avrebbero dovuto insegnarmi quello che non sapevo, e così avrei fatto io con loro. Ma nelle 2 settimane successive non mi aveva mai mollato. Io dietro come un cagnolino dovevo imparare tutto. Mi ha consigliato, mi ha messo in discussione, ha lasciato che lo facessero anche gli altri. Non è stata una strada in discesa. Abbiamo avuto la possibilità di piacerci o di rifiutarci. In montagna allora si faceva così. Avevamo subito scoperto di avere la stessa età, 23 anni. Lui doveva ancora compierli. In comune avevamo anche l'educazione cattolica e un'idea dell'Italia e della patria diversa da quella ipocrita e vergognosa della retorica fascista. L'ho rivisto in pieno rastrellamento. Si era sparsa la voce che era morto. Alcuni dicevano ucciso, altri suicidato per la vergogna della sconfitta subita. E io, addormentato sulla cima di un monte, sfinito dopo una marcia di ore, me l'ero trovato accanto, al risveglio. Era l'alba, di fronte a noi il profilo degli Appennini, e noi lì, presi dallo spettacolo. Guarda che bella montagna, da salirci in cima, m'ha detto Bisagno. Thank you.
castagno spariva volte per giorni e nessuno sapeva dove. Una leggenda. Qualcuno diceva di averlo visto percorrere un crinale o entrare in una chiesa. Qualcun altro diceva di averlo visto bere ad una fonte. Poi si capiva che era impossibile, che erano posti troppo distanti tra loro. Era una leggenda. La leggenda del partigiano che stava ovunque. Inafferrabile. Quando aveva saputo che lo davano per morto, aveva corso per i monti senza mai fermarsi, 3 giorni correndo. Corretto. Marsaglia. Santo Stefano. Aiona, Penna. Maggiorasca. Brugneto. Barchi, Ottone. Per farsi vedere, per far vedere che c'era, che era vivo. Aveva capito. Il nemico voleva colpire il morale dei partigiani per indurli ad abbandonare le armi. A Ottone aveva addirittura fatto un'azione militare. Lui e un altro avevano catturato e disarmato 2 alpini della Monterosa, di quelli che ci stavano rastrellando. Andate a dire ai vostri di arrendersi, aveva detto. Sono ancora in tempo, hanno la parola di Bisagno e nessuno gli farà del male. Ma se rifiutano, non devono farsi illusioni. E li aveva lasciati liberi perché andassero a riferire. Poco dopo dal basso cominciano a sparare e Bisagno dice al suo compagno, vedi, è la prova che hanno riferito il messaggio, ora ce ne possiamo andare. Quelli ci stavano facendo a polpette e lui li invitava ad arrendersi. Aveva mandato dire che il rastrellamento era fallito, che lui era ancora vivo, che i partigiani erano ancora là. Fantastico. Giravo tutti gli staccamenti con la mia radio. Conoscevo tutti, comandanti, vicecomandanti, commissari politici. E parlando con loro ho capito che cos'era stato veramente Cicheo, il posto dove erano nati per la seconda volta. Non erano storie eroiche, ma quelli di Cicheo avevano in comune qualcosa. Un gergo, un mito, il mito che la banda ha di sé. Senza amicizia il rapporto tra gli uomini non funziona. E fra noi, in fondo, era stata tutta una gara di solidarietà, che in definitiva significa amicizia, significa affetto. E l'affetto non è qualcosa che si decide nelle riunioni di partito, è il frutto di un qualcosa di misterioso, dell'incoerenza del cuore. Per scegliere un partito, diceva Bisagno, ci vuole tempo, molto tempo. La guerra stava per finire, i partiti, comunisti in testa, si preparavano allo scontro politico. Lui rispettava i partiti antifascisti, li giudicava necessari, certo, ma anche frettolosi. Si presentavano con una presunzione di infallibilità e solo pochi anni prima erano stati sconfitti facilmente dal fascismo. Li giudicava retorici, distanti dalla semplicità partigiana. Lui chiedeva tempo. L'Italia nuova era partita sui monti e da lì avrebbe dovuto continuare. I partigiani avrebbero trasmesso il loro personale cambiamento ai loro compagni e questi ad altri ancora. Era un'idea nobile, bella. Ma i tempi non erano quelli. Il tempo che Bisagno invocava non c'era. La guerra stava per finire e i partiti erano quel poco che erano, ma ormai toccava loro. C'era da pensare allo Stato futuro, a una nuova Costituzione, cose diverse da fare la guerra. Bisagno, invece, era per un'autonomia intransigente, totale. Non voleva capire che anche militarmente la situazione era cambiata e che ormai i partigiani facevano parte a tutti gli effetti dello schieramento alleato. Diceva, scenderemo quando vorremo noi. Considerava gli alleati importanti, ma anche degli intrusi. Erano stati gli alleati a chiedere l'aiuto degli uomini della Resistenza. Ma mentre si avvicinava la fine della guerra, qualcuno, gli inglesi specialmente, spingevano per tenerli a distanza. Temevano l'aria di rinnovamento politico che si respirava sui monti. La loro direttiva era che, in vista della liberazione, i partigiani non avrebbero dovuto lasciare la montagna. Niente discesa in città, avevano detto. Noi invece abbiamo fatto di testa nostra, ma ne abbiamo pagato il prezzo. Pochi lo sanno, ma nell'avvicinamento alle città, la caccia alleata ha mitragliato le nostre formazioni. Abbiamo avuto dei morti. Abbiamo lasciato le città per tornarci da vincitori, liberi. Non volevamo scendere a patti. E così è stato. Lui ti ascoltava in silenzio, pensoso. Le domande scarne.
La sua era vera ritrosia verso le donne. È morto un mese dopo la guerra in uno stupido incidente. Tant'è che non ci volevamo credere. Quando l'hanno portato a Genova sono corsa, come tanti. La cassa era aperta. Da morto aveva conservato lo stesso viso onesto, quel viso deciso che aveva avuto in vita. Mai un'ombra di affettazione, una posa, niente. Era rimasto così. È un dono essere come lui. Per me, donna, era ancora più facile capirlo. Finché a casa si tornerà.